Sì, infatti non ti sbagli. Era importante soprattutto questo ritiro per formarci perché sono arrivati tanti giocatori nuovi e noi, tra virgolette, i cosiddetti della vecchia guardia, avevamo il compito di trasmettere subito in che realtà si trovassero. Ce la stiamo mettendo tutta, però dall'altra parte ci sono ragazzi umili che hanno fame e positivi, come dicevi prima. Poi è normale che riguardo le partite in questo momento fanno poco testo perché le gambe non girano ancora come dovrebbero. Però stiamo assimilando già gli schemi del mister e speriamo di far bene di partita in partita. Con tutti bene, io sono un tipo che lega subito e cerca di mettersi a disposizione degli altri, anche perché ovunque sono stato mi hanno sempre accolto così e so quanto significa far inserire subito un compagno, specialmente nel proprio reparto. Guarda, se mi dovessi sbilanciare è normale che penso che è arrivata della qualità. Non è che nello scorso anno non c'era perché il campionato ha detto tutta un'altra cosa. Però vedo giovani che sono arrivati bravi, sicuramente che arrivano da club importanti e penso che possono dare tanto per la causa. Poi è normale che sarà il campo a dire se questa è la verità o meno. Però ci sono i presupposti per lavorare bene e per far sì che si possa ripetere un'annata forse anche meglio dello scorso anno. Ma sicuramente, però penso che ogni campionato ha la sua storia e ha le sue difficoltà. Noi bisogna mettere in campo le armi che ci hanno contraddistinto anche nella passata stagione fino a un certo punto, quella dell'umiltà e della fame, perché i nostri tifosi meritano un atteggiamento del genere. Poi è normale che ci auguriamo di migliorare almeno il posto rispetto all'anno scorso in classifica, che vorrebbe dire, è normale che vorrebbe dire un accesso ai playoff. Anche se nel primo tempo penso che se confrontiamo la partita di quest'anno con quella che fu l'anno scorso, penso che sia stata tutta un'altra storia. Abbiamo preso due gol evitabili, ma penso che siamo stati padroni del campo. È normale che ci sono gli avversari e come dicevo prima questa è una categoria che le difficoltà aumentano e gli avversari al primo errore ti puniscono. Però penso che in questo momento stiamo cercando, come ho detto prima, di assimilare quello che ci chiede l'allenatore. Ci sono tanti giocatori nuovi, però ce la stiamo mettendo tutta ed è normale che, come dicevo prima, 3-0-3-3 penso che sia un buon punto che rispecchi quello che ho detto prima, ecco, che di non mollare fino all'ultimo, perché fino all'ultimo può succedere di tutto. Ma io sono del parere che tutte le partite sono partite importanti per la difesa, specialmente in questo momento che è normale che si devono registrare degli automatismi. Però a prescindere dalla squadra che trovi di fronte, sicuramente martedì saranno due compagini prestigiose, di blasone, importanti e per noi sarà motivo in più per far bene.